Dottor D'Ambrosio, come ha risposto il suo reparto a questo tsunami, lo definiscono tutti così, che ci è piombato addosso non più tardi di un mese fa? Sì, infatti proprio in questi giorni scatta il mese di trasformazione del reparto di medicina interna e reparto medicina Covid e questo, pur nelle nostre perplessità iniziali, è stato un momento di trasformazione di tutto il personale, tenendo conto che noi siamo un reparto logisticamente formato anche dal punto di vista degli impianti, eccetera, delle camere per non essere un reparto da isolamento, ma nonostante questo siamo riusciti, dopo i primi momenti un po' così di adattamento, a adattarci un po' alla situazione attuale. Ovviamente non tsunami, e noi ci siamo resi disponibili ad affrontare anche questa problematica. E in questo senso devo dire che sono molto soddisfatto della risposta del personale tutto, non solo del personale dei miei colleghi medici, ovviamente anche lì ci siamo dovuti un po', abbiamo dovuto trasformare la nostra tipologia di lavoro, ma soprattutto del personale infermieristico, caposale, OSS, eccetera, perché anche loro hanno dato la disponibilità più ampia e devo dire che i risultati si stanno vedendo perché il lavoro va avanti, diciamo, abbastanza in modo egregio. Tra l'altro devo dire che oltre alla parte prettamente assistenziale, siccome nel momento di trasformazione del reparto sono stati inviati da noi due o tre colleghi per darci una mano, abbiamo anche sfruttato la possibilità tramite una collega che ha già inserito in un progetto di sperimentazione di farmaci, di uso di farmaci per questo tipo di pandemia da Covid-19, quindi oltre all'assistenza stiamo anche sfruttando la parte scientifica, nel senso che siamo stati inseriti nella piattaforma dello studio riguardo all'uso di un farmaco che normalmente viene utilizzato per l'artrite reumatoide, che ha un impatto molto positivo per questo tipo di problematiche, e anche questa parte sperimentale in accordo con la Fondazione Pascale, che fa parte dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli, stiamo portando avanti. Diciamo, senza essere eccessivamente ottimisti, però stiamo vedendo i risultati anche in questo. Quindi non devo far altro che esprimere soddisfazione per questo impegno di tutti, e d'altra parte il momento ce lo chiede, quindi va bene così. Quindi in ogni caso, anche se in un momento difficile e drammatico anche, quindi lei trae un bilancio positivo almeno per quanto Bilancio riguarda positivo la perché risposta del reparto non e si dei è nel colleghi. reparto, nell'atto della trasformazione e della necessità di affrontare questo tsunami, non si è tirato indietro nessuno, siamo come abbiamo cominciato e quindi effettivamente Considerando poi che tutti, ci sono, c'è un numero di posti letto che no, posti ovviamente. letto, noi abbiamo 40 posti letto, che non sono pochi, da gestire diciamo, in ordine anche la logistica per questa situazione, non sono pochi, però diciamo, veramente il personale si sta dedicando e devo dire che c'è anche una risposta da parte degli pazienti che tutto sommato non si sentono completamente abbandonati in una stanza isolata perché insomma, ecco, c'è una compartecipazione pure alle problematiche. Grazie, era solo una testimonianza che si unisce alle altre testimonianze degli altri colleghi di altri reparti, però volevamo che anche la nostra fosse presente. Va bene.